Mi sono detto, visto che su questo canale parliamo sempre di tutti i film che escono settimanalmente, a questo punto per analizzare anche i film e il fenomeno del successo che stanno avendo più avanti, parliamo comunque del box office, come facciamo un po' nell'Arca News sul canale di Arcadi Number, dove mi trovate settimanalmente lunedì e venerdì. Quindi, ogni lunedì vi riporterò, diciamo, i dati dei box office per vedere anche come va un film di anche 3 settimane fa. Io sono Nick, iscriviti al canale e ho attivato gli abbonamenti, quindi da oggi vi potete abbonare al canale a prezzi bassissimi, dal più basso che è 1 euro, quello medio è 3 euro e quello alto è 5 euro, con un sacco di vantaggi che secondo me possono essere interessanti, quindi mi raccomando, iscrivetevi e abbonatevi se volete. Noi partiamo subito con la classifica settimanale del box office USA internazionale, quindi quinto posto per Transformers Il Risveglio, pellicola appunto uscita un paio di settimane fa, che ha un budget di 200 milioni, che per la regola del 3 dovrebbe arrivare a 600, però è arrivata adesso a 340 milioni. Comunque sta reggendo, secondo me, da 270 che era nella scorsa settimana, 190 prima, non sta facendo gravi cadute, però secondo me il fatto che la saga di Transformers non ha un grande appeal faticherà ad arrivare. Per me non lo so se arriverà ai 400, è comunque un flop, indipendentemente. Non è un flop disastroso come altri film che vedremo tra poco, però è comunque un flop bello e buono. Quarta posizione per Fidanzate in affitto, Noir Feeling in americano, che è il classico film uscito ora, adesso, quindi bisogna vedere se ha la coda lunga. Settimana prossima, con l'arrivo anche di Indiana Jones, vedremo chi tra Transformers e Fidanzati in affitto, credo Fidanzati in affitto, lascerà la top. Il film ha incassato comunque 28 milioni, sarebbe un buon risultato se non fosse costata 45 milioni. Come cazzo ha fatto quel film a costare 45 milioni? Mi hai sentito bene? 45. Quindi dovrebbe fare 135 milioni per essere un successo, per andare appunto in profitto. Con questi 28, considerando che cala, per me faticherà ad arrivare ai 40-45. Quindi mi spiace, ma anche qui flop bello e buono. Dovremmo ridimensionare un po' queste commedie dal budget alto, per quanto comunque di questi 45 Jennifer Lawrence ne sarà presi 40. Signori, terza posizione per The Flash, che è un flop disastroso. Nei cinecomic peggio di The Flash è solo Morbius, ma non per gli incassi, perché comunque da 155 milioni, che erano già bassi, settimana scorsa ne ha fatti 210, che è un calo del 74%. Per fare un paragone, Guardiani è calato del 40, per capire, qui proprio disastro enorme. Il film è costato 200 milioni, ci dicono loro, secondo molti per la campagna marketing e reshoot avranno speso almeno 330, quindi impossibile arrivi al miliardo, come impossibile che arrivi a 600 milioni. Questo film, se arriva a 300, è già un miracolo, quindi un flop clamoroso. E mi sa che The Flash 2 con Ezra Miller non lo rivedremo, signori, anche perché ne hanno parlato malissimo. Su Fandango hanno aperto una campagna del "se compri un biglietto per The Flash te ne regaliamo uno per un altro film a tua scelta", proprio l'elemosina, ed il film è stato ricaricato in ottima qualità su Twitter. Ci rendiamo conto? Seconda posizione per Elemental, il nuovo film della Pixar, che era stato un flop clamoroso la settimana scorsa. È comunque un flop, però da 48 milioni che era è arrivato a 120, che è più del suo primo weekend e più di The Flash, per pensarci. Quindi c'è stato un buon passaparola. Il film è costato 250 milioni, quindi indipendentemente sarà un flop, ai 750 non ci arriva. Però se la coda lunga, per me 250 li potrebbe fare, anche perché è un film per bambini, dura 90 minuti. Nel prossimo periodo attuale non ci saranno altri film per bambini, almeno fino a... No, in realtà c'è Ruby Gilliam tra un paio di settimane, però anche lì ne parlano malissimo come flop, come numeri, quindi sinceramente non lo so. Vedremo un po', potrebbe avere una coda un po' lunghetta, dovrebbero starne parlando bene. Potrebbe essere giusto il fatto che un film proprio per bambini elementare dura 90 minuti, ma è comunque un grandissimo flop. Mi spiace ancora una volta per la Pixar. Posizione miracolo, Across the Spider-Verse, è dal 1° giugno che sta qui. Ritorna alla prima posizione con 560 milioni, il film era costato 100 milioni, ne ha fatti già 300, ha superato il suo e sta già a 5 volte, ai 600 ci arriva tranquillo, magari chiude con 650 sui 700. Successone sia di critica che di incasso, io non posso che essere più felice perché l'ho amato come film e sono quindi davvero soddisfatto che stia continuando ad avere appunto tanto successo, anche perché oltre ad essere Spider-Man il nome che tira, ne hanno parlato bene tutti quanti, dura 2 ore e mezzo, quindi comunque non so se tanti bambini nelle volte che l'ho visto in sala se ne sono andati prima, però sono davvero, davvero felice per questo film.
E voi fatemi sapere la vostra. Per ora si sta rivelando il vincitore dell'Estata Cross e Guardiani, però lì a maggio. E tutti gli altri stanno floppando. Vedremo Indiana Jones settimana prossima. Voi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.